Ciao ragazzi, eccoci qui finalmente Halo 4. 343 si rilancia in un'impresa epica per tornare alla vita Master Chief e la sua saga. Dopo Reach e ODST finalmente di nuovo nell'armatura dello Spartan 2 più famoso di tutti i tempi, John 117. È bello che finalmente poterlo avere tra le mani, visto che c'è gente che ci gioca da più di 15 giorni. Comunque, vabbè, sono dettagli poco importanti. Il gioco è bello comunque, a prescindere. Parliamo di qualche nuova feature del gioco. Allora, innanzitutto, finalmente il multiplayer avrà la possibilità di utilizzare nuove classi e setting personalizzati. Poi, per chi come me ha preordinato da GameStop, c'è la possibilità, oltre del mini poster laminato, anche di una skin artica per armatura e fucile d'assalto, che dovrà, spero sia molto interessante, come mi dicono. Per quanto riguarda la campagna, sono molto curioso di vedere la piega che prenderanno gli eventi. Adesso, io non fate come faccio io, ma sto superando, sto guidando senza mani. Vabbè, comunque. Non so, vi voglio rimandare alla mia preview, in attesa di una recensione più dettagliata, che penso riuscirò a mettere online solo nel fine settimana. E con una presentazione del multiplayer, della campagna, e di ogni dettaglio, ogni singolo dettaglio che riuscirò a sviscerare da questo gioco. Vi rimando anche al futuro unboxing, che spero riesca ad arrivare per venerdì o sabato sera al massimo, di Black Ops 2, un gioco che attendo molto perché io, come sapete, come avrete visto i miei video, sono un appassionato di Call of Duty. E mi auguro veramente che le attese su questi due giochi rimangano alte e che tutto l'hype che si è creato sia funzionale sia stato funzionale alla creazione di un gran bel gioco. Vi rimando, come già detto, vi rimando alla preview che spero di riuscire a pubblicare per questa notte, riguardante il primo livello della nuova campagna di Master Chief. Snake Plissken chiude. Ciao!